la mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Direi che è tempo di cominciare questa serata. Quindi prima abbiamo fatto un applausino ai nostri ospiti, adesso direi di farne uno un po' più grosso agli ospiti di questa sera, che sono il giudice Libero Mancuso, caporedattore dell'Espresso Riccardo Bocca e il presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime della strage del 2 agosto di Bologna, Paolo Bolognesi. Voi sapete che questo appuntamento qua con i rappresentanti delle vittime della strage del 2 agosto è diventato un appuntamento tradizionale per il fuori orario, perché noi siamo in un qualche modo legati a filo doppio, insomma, con questa associazione. Questo posto è nato proprio dedicando questo spazio a questa associazione, quindi è una ricorrenza che si ripete, ma non è proprio una ricorrenza, nel senso che non vuole essere qualcosa di retorico. Insomma, noi siamo qua a parlare con i familiari delle vittime, con chi ha seguito tutte le fasi di questa storia, perché riteniamo che gli aspetti di questa vicenda siano più che attuali nel contesto quotidiano. Quindi ci piace parlare di questa storia, di quello che accade in questi anni rispetto alle vicende del processo, perché ci sentiamo particolarmente vicini e legati a loro. È un motivo di attualità. Quest'anno, insieme ad una serie di libri che hanno cominciato a mettere in dubbio la matrice fascista della strage di Bologna, noi abbiamo visto uno spiraglio di luce nel libro di Riccardo Bocca, che è questo, Tutta un'altra strage, che è stato presentato credo proprio in concomitanza con l'anniversario della strage, il 2 di agosto. È stato uno spiraglio di luce perché, insomma, in mezzo a tutti questi revisionisti che volevano far passare l'idea che questa strage non fosse una strage fascista, invece Riccardo Bocca, che ci ha lavorato su parecchio tempo, credo più di 2 anni, insomma, di più, comunque io ho letto 2 anni, vabbè, insomma, ha ricostruito, trovando tra l'altro nuove tracce, nuove informazioni, nuove piste, ribadendo invece quello che era stato poi tutti gli atti del processo, che sono stati seguiti in gran parte da questo giudice qua, che adesso doveva andare in pensione, poi l'hanno messo assessore a Bologna, quindi adesso non ha più tempo di andare in vacanza, perché me lo dicevo, ero un po' incazzato. Però, visto che è assessore di Bologna, se ne può approfittare anche per parlare di Bologna, insomma, di quel che sta accadendo. Una serata attualissima. Io non so a chi dar la parola per primo. Forse a Paolo, introduci tu. Paolo Bolognesi. Buonasera a tutti. Buonasera, questa sera presentiamo il libro di Riccardo Bocca, Tutta un'altra strage, e già il titolo è un po' particolare, perché Tutta un'altra strage è anche per fare un attimo da contraltare a tutte quelle cose che periodicamente vengono fuori per quanto riguarda la strage. Cioè, la strage è la strage di Bologna, avvenuta il 2 agosto dell'80, ha avuto una serie di processi. Pensate che l'ultimo processo, l'ultima sentenza è avvenuta nell'aprile di quest'anno, sentenza di Cassazione che ha condannato il terzo esecutore materiale della strage, Luigi Savardini. Perciò una sequenza di indagini e processi che dura da 27 anni. E nel momento in cui è uscita la sentenza di Cassazione, è uscita anche tutto un cancan incredibile con una serie di ipotesi nuove di verità su questa strage. Allora, il fatto che siano usciti libri, l'intervista al figlio di Sparti che dice: mio padre, dopo 5 anni che è morto, ha detto sempre delle balle, via di questo passo, la commissione Mitrokhin l'anno scorso che aveva tirato fuori una nuova pista, cioè tutto questo muoversi in una situazione che cerca di, non dico confutare gli atti e gli scritti del processo,
ma cerca di inventare nuove piste, nuove ipotesi di lavoro e via di questo passo, può creare qualche perplessità, quantomeno sulle persone meno informate, per dire, ma lì veramente cosa è successo il 2 agosto dell'80 a Bologna, eccetera. Allora, questo libro di Bocca è un libro che percorre il discorso della strage sulla base dei documenti processuali e con, diciamo così, il tipico piglio giornalistico, cioè una scrittura facile da leggere quantomeno, ti analizza i vari documenti che inchiodano i due personaggi autori della strage. Ma c'è di più, vedete, adesso questo anche per quelli che sono un po' più attenti, ma anche per quelli come voi che colgono l'occasione di una serata come questa per approfondire, per cercare di capire maggiormente la cosa, no? Noi ci troviamo anche in una situazione in cui due imputati, parliamo di Mambro e Fioravanti, hanno sempre detto: noi abbiamo gli elementi per riaprire il processo. Cioè, prima del 95, quando ci fu la sentenza di Cassazione, dicevano: noi abbiamo gli elementi per riaprire il processo perché ci sono nuove prove, nuove argomentazioni che sicuramente ci permettono di riaprire e di ribaltare qualsiasi tipo di sentenza che ci accusi. Il 95 è passato, le cosiddette prove che avevano, sarebbe stata la querela fatta a Sparti a suo tempo, è fallita miseramente perché era un ulteriore depistaggio messo a punto dai servizi segreti, e sono passati dal 95 ad oggi 12 anni e non hanno neanche provato di riaprire il processo. Cioè, mentre fanno tutto un cancan mediatico da questo punto di vista, non esce un documento che possa, come posso dire, dare un movente per riaprire questo processo. Ma c'è di più. Questi due imputati hanno avuto una fortuna incredibile, che è stata quella che, finito il loro processo nel 95, si è aperto il processo per quanto riguarda il cosiddetto terzo, anzi non il cosiddetto, il terzo imputato per la strage, che sarebbe Luigi Ciavardini. Siccome era minorenne, il suo processo è iniziato quando è finito il processo degli altri due. Ora, questo è una, diciamo così, è stato ripercorso il processo vecchio, più elementi nuovi che sono stati inseriti all'interno, e si sono fatti 4 gradi di giudizio fino ad arrivare alla Cassazione. In tutti questi gradi di giudizio, praticamente un nuovo processo, sono stati reinterrogati Mambro e Fioravanti. E cosa hanno detto nel momento in cui sono stati interrogati? Non è che abbiano portato elementi nuovi, elementi a loro discapito, roba di... Assolutamente. Confermiamo tutto quanto detto nel primo grado, eccetera, eccetera. Basta. 5 minuti sono andati via. Ecco, questo dà l'idea della scarsa, come posso dire, non scarsa, della nulla possibilità di riaprire veramente con argomentazioni serie questo processo. Allora, ognuno di noi si deve fare un'altra domanda, io credo. Come può, dopo 27 anni, essere così di attualità un processo come quello della strage di Bologna avvenuta il 2 agosto del 1980? Sono passati la bellezza di 27 anni e ancora oggi insistono con piste nuove, cose varie. Cioè, tenete presente che la commissione Mitrokhin, sto parlando di una commissione bicamerale fatta dal Parlamento italiano, perciò un organismo istituzionale fatto dai deputati e senatori, eccetera, ha tirato fuori tutta una serie di piste nuove. Questa commissione ha cercato di riscrivere completamente la storia d'Italia per quanto riguarda il delitto Moro, l'attentato al Papa, la strage di Bologna, eccetera. Tutti falliti miseramente, tutti questi tentativi di riscrivere in maniera molto, molto avventurosa, ecco, la storia d'Italia. E quando siamo arrivati a Bologna, vi dico solo un punto, no, della questione, ma uno di questi punti era l'esplosione della strage, l'esplosione della bomba. Allora, l'esplosione, per cercare di dare la colpa a Carlos, al gruppo Carlos, eccetera, cioè cercare di affibbiare comunque a sinistra la cosiddetta l'esplosione, si era fatto questo discorso.
Quel giorno a Bologna passava un carico di esplosivi che accidentalmente è esploso. Questo esplosivo era del gruppo Carlos, che è esploso accidentalmente. Allora, ci sono le perizie balistiche che parlano di questo esplosivo. Le perizie balistiche non è che le facciamo noi, cioè c'è la parte, la controparte, eccetera, e addirittura sono state analizzate addirittura in Germania, eccetera. E l'esplosivo era un esplosivo a innesto chimico che non poteva assolutamente esplodere se non c'era l'innesco. Perciò voglio dire, già anche questo, ma c'è di più, le persone attente, se si leggono i giornali dell'81-82, c'è un'intervista a Gelli dell'81 che dice lì c'era un carico di esplosivo, così, un carico, c'è cioè un carico, poi stiamo parlando di una valigetta o di un sacco con 20 kg, 25 kg di esplosivo, cioè non immaginate, però no. E uno con un sigaro l'ha buttato lì e è saltato per aria tutto. Ecco, questa è la tesi di Gelli. Vedi caso, 27 anni dopo la ritirano fuori la commissione Mitrokhin, ci voleva la commissione Mitrokhin. Ma ripeto, ma per quale motivo dopo tanto, cioè, si suscita ancora tanta polemica in tutto questo? Voi nell'ambito di questo discorso dovete vedere non solamente i due imputati, i due terroristi che hanno causato questo fatto, cioè Mambor Fioravanti e adesso anche Ciavardini. Dovete invece pensare un attimo a quello che sono stati i depistatori, coloro che hanno fatto di tutto perché non si arrivasse a questi tre, che sono il gran maestro della loggia massonica P2, Pazienza e Musumeci, il generale Musumeci e il colonnello Belmonte, che erano ai vertici del SISMI, il servizio segreto militare. Cioè, con tranne Pazienza, tutti gli altri iscritti alla loggia massonica P2. Allora, c'è da dire, c'è l'attualità. L'attualità fa parte di questa strage che è uscita 27 anni fa, ma c'è ancora un'attualità politica eccezionale, che è data dalla loggia massonica P2, è data dal programma che questa loggia massonica P2 si era dato, che era quello del piano di rinascita democratica. Piano di rinascita democratica che era l'ispirazione, o almeno leggendolo, sembra proprio che sia l'ispirazione, di quello che è stato il programma di governo di Berlusconi, eccetera, i cinque anni che hanno preceduto questo governo. Questo deve far riflettere di un'attualità e di una insistenza metodica nel voler in un qualche modo scagionare questi personaggi, ma non con delle argomentazioni, come posso dire, documentali, eccetera, provate per poter veramente fare un'opera di informazione, un'opera anche processuale per far andare avanti queste cose. Tutt'altro, è un'opera fondamentalmente mediatica. Prima del libro di Bocca è uscito il libro di Andrea Colombo, che è una pochezza incredibile per quello che riguarda soprattutto i documenti. Questo si avventura in ipotesi sulla strategia della tensione, eccetera, che sono da Fantomax, non sono da una cosa seria, storica o roba del genere. E per quanto riguarda tutti i rapporti, non so, di Mambro con Mambro Fioravanti con Sparti, cioè quello che il 4 agosto Sparti denuncia il fatto che il 4 agosto si sono presentati questi due chiedendo dei documenti e viene anche minacciato, viene minacciato suo figlio perché i documenti devono essere presentati assolutamente in fretta e via di questo passo, in maniera estremamente celere perché ne hanno bisogno, via di questo passo. Questo lui liquida questo discorso con... ci sono fantomatici discorsi che parlano di un incontro che non c'è mai stato, punto. C'è addirittura un verbale di interrogatorio della Mambro che dice che il 4 agosto ero lì a chiedere i documenti a Sparti, cioè addirittura la stessa imputata smentisce questo libro, tanto per essere molto chiari, e questo vuol dire un verbale sottoscritto firmato dalla Mambro. E questo deve far riflettere quantomeno, no? Ecco. Ci sono tutta una serie di aspetti che vengono fuori dal percorso che fa questo individuo che sono più per confondere che per cercare di aprire le menti a determinati discorsi. Il giudice Amato, che viene ucciso il 23 giugno del 1980, viene ucciso
non perché sapeva troppo, ma perché sapeva troppo poco. Cioè, voglio dire, ragazzi, adesso ci vuole anche un minimo di serietà nel momento in cui andiamo a affrontare questi argomenti. Cioè, il giudice Amato, che era quello che coordinava le indagini sulle trame nere, sugli uomini di destra, l'unico tra l'altro lasciato da solo proprio perché faceva quella cosa lì, addirittura il 10 giugno del 1980 in un'audizione al Consiglio Superiore della Magistratura denuncia la grande pericolosità esplosiva dei gruppi dei NAR di destra eccetera, e 13 giorni dopo viene ucciso. Cioè, tanto per... e ci sono le audizioni che sono lì a testimonianza di... cioè sono documenti che sono lì pronti a... e questo è un documento del 10 giugno del 1980. Non so se mi spiego, la bellezza di un mese e mezzo prima della strage, del resto della strage. Il grande problema di tutti questi personaggi è che quando cercano di affibbiare la pista libica o altre piste varie, eccetera, si dimenticano sempre di ricordare che la strage di Bologna viene annunciata un mese e mezzo, due, prima nelle carceri, che ci sono dei detenuti che parlano espressamente di un fatto eclatante, di un attentato eclatante che deve succedere nei primi giorni di agosto. Più che altro c'è da dire che i servizi segreti, nonostante tutti questi allarmi, non hanno fatto niente per impedire la strage. Questo è il punto. Però questi fatto, il fatto che si poteva sapere prima che la strage era poteva avvenire o stava per avvenire, questo è un fatto che, come dire, scombussola i piani di chi adesso vuole cambiare le carte in tavola. Perché se una cosa avviene casualmente il 2 agosto è un discorso, ma se era preparata prima, tutte queste ipotesi di lavoro che mettono in piedi non stanno più in piedi. Ecco, allora, voglio dire, questo libro fa chiarezza, e soprattutto fa chiarezza con un vero discorso di giornalismo d'indagine, nel senso che, documentato sui fatti, parla di fatti, non di opinioni, di valutazioni, così, no, sui fatti, e ti analizza i fatti. A volte la lettura, siccome ci sono molte note, può essere un po' meno veloce, proprio perché ci sono questi richiami, però questo è un libro che si basa sui fatti. Io vi invito ad acquistarlo, visto che c'è qui la possibilità, anche perché è un documento, questi sono, io li chiamo libri senza tempo, nel senso che non è che se è uscito, siccome è uscito a luglio di quest'anno, non so, adesso siamo a novembre e allora è già vecchio. No, siccome parla di un fatto che è successo, tra l'altro, 27 anni fa, i processi sono conclusi proprio quest'anno, e anche l'aspetto della conclusione di questo processo inserita all'interno di questo libro, diventa un libro senza tempo, un libro documento interessante anche non solo per quelli che sono qui seduti, ma anche per quelli che eventualmente sono a casa o che in un futuro abbiano voglia di leggere e approfondire l'argomento della strage di 2 agosto. Io vi ringrazio tanto e sono a vostra disposizione per eventuali domande che dovessero arrivare. Grazie. Grazie Paolo. Come procediamo? Riccardo, vuoi parlare del tuo libro? Va bene. Allora, intanto buonasera a tutti. Io vorrei intanto dire una cosa molto semplice. Io credo che le prefazioni siano nocive ai libri. Cioè, i libri devono iniziare quando uno li apre. Dopodiché se ne parla, e infatti in questo libro non c'è una prefazione per una scelta precisa, perché non si voleva dare un'interpretazione iniziale dei fatti, ma si voleva che il lettore si facesse un'opinione leggendolo. Però voi ve la beccate una prefazione da parte mia, perché invece è dovuta, e riguarda proprio voi, perché io personalmente non partecipo mai a presentazioni del mio libro, perché credo che siano inutili. Cioè, cercare di fare delle presentazioni per vendere dei libri è sciocco. Per far questo sono andato in televisione. Quello è il modo in cui onestamente si presentano i libri, e si ha la possibilità di parlare a molte persone contemporaneamente, dando soddisfazione anche alla casa editrice. Gli incontri come questi
invece non sono presentazioni di libri. Io vi ringrazio di questa occasione, perché siete non un pubblico ma persone che si ritrovano abitualmente in questo posto, e mi sento ospite di una cosa viva e non di una noiosissima conferenza stampa per soddisfare l'ego dell'autore che se la cava in altro modo molto serenamente. Quindi grazie in partenza, questo come premessa. La seconda cosa è la seguente: mi sembra corretto raccontarvi come è nato questo libro. La Rizzoli a un certo punto mi ha chiesto se volevo fare un libro con loro. Io di mestiere sono un caporedattore dell'Espresso, mi occupo delle inchieste e dei servizi speciali, quindi mi occupo di attualità normalmente, delle varie porcherie che succedono nel nostro paese. E da molto tempo avevo in mente questo libro, ho parlato del tema della strage di Bologna, ho detto però mi sembra corretto, prima di avviare questo lavoro, sentire l'associazione dei familiari delle vittime. Ho chiamato Paolo Bolognesi qui presente e gli ho fatto il seguente discorso. Ho detto: guardi, noi non ci conosciamo, io non voglio fare il libro dell'associazione delle vittime. Io, come ho spiegato anche all'editore che pubblicherà questo libro, non so neanche cosa scriverò in questo libro, perché non ne so niente. Io ho letto quello che ho letto sui giornali e mi sembra che questa cosa di Mambro e Fioravanti sia un po' appesa così, da quello che leggo. Non la capisco, per cui se voi pretendete una tesi a questo libro, un qualcosa che sia già un approccio chiaro ai contenuti, non sono in grado di farlo. Dall'altra parte ho trovato delle persone che mi hanno detto: ci fidiamo di quello che tu fai e poi vedremo. Chiamo Bolognesi e gli dico esattamente la stessa cosa. Dico: Bolognesi, io non sono della vostra associazione, non è il mio mestiere né la mia partecipazione emotiva quella di tutelare gli interessi delle vittime. Posso partecipare al lutto, alla tragedia che c'è stata, ma faccio il giornalista e se trovassi delle indicazioni differenti da quelle che sono legate alla vostra posizione le scriverei senza problemi. Quello che vi chiedo eventualmente è la possibilità di accedere a dei materiali che non riesco a trovare. Bolognese, forse complice anche non ricordo, una bottiglia di vino che ci siamo fatti, no? Dei piccoli escamotage giornalistici che adesso non vanno rivelati, a parte gli scherzi, ha detto guarda, sappiamo che cosa fai sull'Espresso, hai la nostra disponibilità, buon lavoro. Ora, questa non è io non l'ho scritta all'inizio del libro proprio perché, come dire, non possa essere mal interpretata questo. Questo è un libro nato da uno spirito di volontà di approfondimento e devo dire è rarissimo che qualcuno metta a disposizione il proprio tempo, le proprie conoscenze, i propri materiali senza chiedere nulla in cambio. Quindi mi sembra corretto dire grazie anche a Paolo Bolognesi, dopodiché andiamo ai contenuti di questa faccenda. Siccome i protagonisti di questa vicenda sono due, i morti innocenti, chiunque siano i mandanti e chiunque siano gli esecutori, e dall'altra parte chi è stato condannato come esecutore di questa strage, cioè nel momento in cui è iniziato questo lavoro, Mambro e Fioravanti e in seguito Ciavardini. Io ho incontrato, credo, tutte le parti in commedia, praticamente tutte, e la prima preoccupazione che ho avuta è stata quella, oltre a quello di chiarire la mia posizione con i familiari delle vittime, quella di tutelare Mambro e Fioravanti. Può sembrare paradossale, ma non lo è. Cioè, credo che innamorarsi delle tesi o innamorarsi della convinzione di colpevolezza sia il peggior errore che uno può commettere. Personalmente avevo totale indifferenza, non dal punto di vista emotivo, ma dal punto di vista giornalistico nei confronti di Mambro e Fioravanti. E proprio per questo li ho chiamati e ci siamo visti, spiegando che cosa stavo facendo. Ho detto che, visto che loro molte volte avevano dichiarato che il loro dovere era quello di essere disponibili nei confronti di chi cercava la cosiddetta verità o chi comunque approcciava il tema della strage di Bologna, io cercavo la loro disponibilità. E la risposta di Fioravanti e Mambro è stata che loro erano contenti che io facessi questo libro, perché insomma ci voleva un libro che spiegasse perché loro erano innocenti, ma ci voleva però un passo ulteriore, cioè che un giornalista si prendesse la responsabilità, a prescindere da loro, di dire che
era un processo che non stava in piedi quello che era stato fatto a loro, che era tutta una farsa. Al che io ho detto, scusatemi, qui c'è un, purtroppo c'è un problema, avete frainteso. Dico, qui la questione è che io non sono affatto convinto di come vi siete comportati. E proprio per questo credo che sia importante che voi partecipiate a questo libro. Io ho trovato dalle risultanze, dall'inchiesta che ho fatto, una serie di incongruenze, una serie di falsità che mi sembra che voi abbiate detto, una serie di cose che non quadrano. E quindi mi credo che sia una bella operazione di trasparenza da parte vostra, quella di parlarne, di affrontarne e verrete, come dire, riportati fedelmente nel libro. La cosa è finita molto male, nel senso che improvvisamente questa cordialità iniziale è diventata gelo, e improvvisamente Fioravanti, guardandomi in faccia in modo molto secco, mi ha detto, beh, ma tu hai parlato con Cossiga, hai sentito cosa ha detto dell'innocenza? Dico, guarda, a me Cossiga ha detto che tu sei un coglione, è quello che mi ha detto Cossiga, ha detto che... Francesca Mambro, che era di fianco a lui, è la persona che realmente ha avuto la testa in tutta questa storia e che in effetti è convinto che voi siate innocenti perché gliel'ha detto la Braghetti, cioè la persona che ha ucciso Bachelet con di fianco in quel momento la giovane assistente Rosy Bindi all'università. Quindi la fonte di Francesco Cossiga, come riporto nel libro, era una terrorista assassina che è stata compagna, amica, in carcere della Mambro. Io poi nell'intervista a Cossiga che chiude, e che è abbastanza sconvolgente, che chiude il libro, non ho riportato il giudizio che vi ho detto adesso su Fioravanti per rispetto a Fioravanti stesso. Non credo che anche gli eccessi di un ex Presidente della Repubblica debbano in qualche modo giustificare gli insulti a chi che sia. Questo non è un libro di insulti, questo non è un libro colpevolista, è un libro dove un giornalista che di mestiere fa le inchieste sull'attualità ha cercato di scoprire i fatti. Io in questo momento, questa sera arrivo proprio da ieri sera dalla Calabria, dove mi sto occupando di vicende legate ai disastri che stanno succedendo e dove paradossalmente si ritrovano gli stessi germi che si trovano ancora al 2 agosto, la massoneria, i poteri forti, la violenza nei confronti dei magistrati, la indisponibilità nel cercare la verità, la politica che copre, che cancella quella che è la società civile, questo marcio che purtroppo continua a massacrarci e che non la smette di farci sentire in un paese che non ci merita come cittadini. Io lo dico la verità, cioè voi siete tutte persone che domani andranno a lavorare, a studiare, a fare i loro lavori. La disponibilità che questo paese ha ad ascoltare queste storie, che sono storie complesse, che riguardano anni fa, rappresentano un paese che ha voglia di dignità, che ha voglia di informazione, che ha voglia di rispetto. Un rispetto che purtroppo non esiste, che in questo momento non c'è. E non c'è anche all'interno di questa storia. All'interno della vicenda della strage di Bologna, i principali imputati sono stati i giudici. Cioè in Italia, al di là della vicenda di Peteano, l'attentato a Peteano con la morte dei carabinieri, al di là della vicenda della questura di Via Fatebene Fratelli a Milano, dove fu beccato sul posto il responsabile, non esiste una condanna per una strage. Non esiste. L'unica che esiste è quella della strage di Bologna. L'accusa principale che viene fatta ai magistrati italiani è quella di non quagliare, di costruire dei castelli che poi non portano a niente. Qui abbiamo 5 gradi di giudizio. Ora, io personalmente non ho né simpatia né antipatia nei confronti dei magistrati che hanno gestito questo processo, però credo, e credevo prima di iniziare a fare questo lavoro, che fosse mio dovere quello di leggere che cosa hanno fatto questi magistrati, prima di andare ad ascoltare tutti i protagonisti. E quindi, devo dirvi, per l'entusiasmo di mia moglie e dei miei figli, mi sono letto centinaia di migliaia di pagine di questo processo, che potevate scrivere in un italiano più fluente, ma che comunque, a parte gli scherzi, è di una intensità e di una violenza, devo dire, straordinaria, perché riporta non solo la realtà della strage di Bologna. Questo si capisce leggendo queste carte. Cioè qui il problema della strage di Bologna e il problema per cui ancora oggi siamo qui dopo 5 gradi di giudizio a parlarne è perché il problema non è solo la strage, è il contesto storico e sociale che avveniva e che c'era in quel momento.
parliamo dei primissimi anni 80, all'inizio. Quindi parliamo di una fase molto strana, non parliamo dei primi anni 70 fino al 74, quando la destra eversiva cerca in modo esplicito il golpe, la spallata, è passato quel momento. Siamo in un momento in cui, guarda caso, si sta parlando di terrorismo rosso. C'è stato il sequestro Moro nel 78, parliamo di realtà dove il terrorismo nero è qualche cosa di difficilmente individuabile. Per questo, come diceva prima Bolognesi, è stato ucciso e viene ucciso il giudice Amato, perché capisce che ciò che sta avvenendo non è spontaneismo, come adesso ci viene raccontato, non c'è qualche cosa che qualche simpatico stupidotto sta mettendo in piedi per, come dire, perché in quel momento è aggressivo, magari tira un po' di coca, no. Qui stiamo parlando di una realtà in cui ci sono documenti che vengono sequestrati, uno addirittura il 2 agosto proprio, all'interno dei quali si dice dobbiamo creare il terrore, non devono più viaggiare gli aerei, i treni, cioè questo sta succedendo. Appena prima della strage, un importante militare, Segeter, un capitano, va a Genova perché ha saputo che sta per succedere qualcosa di terribile e va dalla moglie di una persona che aveva avuto dei rapporti diretti con l'estrema destra, che era stato lui stesso, e gli dice: attenzione, mi aiuta a capire cosa sta succedendo, qui sta per succedere un macello. Lei non lo fa, non se la sente, ha paura. La paura, come dire, 20 anni dopo, 25, può sembrare un sentimento vigliacco. Io la paura la vedo molto spesso oggi, la vedo su me stesso. Cioè la paura è qualcosa che ha a che fare quando vieni minacciato direttamente, quando la morte è qualcosa di possibile e quindi merita per certi versi anche rispetto, anche se purtroppo la paura è un ostacolo terribile alla verità, è un dato di fatto. E quindi questa signora non se la sente di aiutarlo, salvo poi chiamare dopo questo capitano e dire: avessi saputo l'avrei aiutata. E cosa succede nelle carceri in quel momento? Luigi Vettore Presilio, una persona, un detenuto comune che però ha avuto trascorsi nella destra, a un certo punto va da un magistrato stimatissimo, Giovanni Tamburrino, e dice: attenzione, sta per succedere qualcosa di terribile, qualche cosa di inimmaginabile. Lui dice, questo me lo racconta personalmente, dice: beh, più del sequestro Moro non è possibile. E dice: non potevo immaginare che cosa sarebbe successo. E parla di un attentato, e parla di una cosa terribile che stava per succedere. Stiamo fotografando una realtà che quindi non è legata Mambro, Fioravanti, non stiamo parlando di singoli, stiamo parlando di un mondo. Anche la destra spontaneista, come sempre poi nei movimenti, ovviamente non tutti sanno tutto. Non a caso, nella vicenda della strage di Bologna, non tutta la destra, la estrema destra, anche a seguire, appoggia e condivide quello che hanno fatto secondo le sentenze Fioravanti e Mambro. Anzi, cioè, pensano che questa scelta folle, in più, come dire, aggravata dal fatto che crolla tutta una parte delle pensiline della stazione di Bologna, che probabilmente non era neanche prevista, quindi un attentato scellerato, folle, terribile, ma ancora peggio negli esiti, e pensano che ciò sia stato fatto per creare una reazione, ovvero in un momento di incertezza, di instabilità, creare un fronte compatto eversivo che facesse la scelta dell'eversione in modo netto, che quindi non fossero dei ragazzi che la sera andavano a dormire dalla madre e dal papà, ma che si decidevano a fare una scelta di campo per accelerare quel processo eversivo ma anche di grande reazione. Ricordiamo, quello mi sembra molto importante, che quando arrivano delle informative su quello che sta succedendo nell'area della destra e arrivano a Roma, al SISDE, queste cose si fermano, non si vuole andare a cercare. Ricordiamo che i vertici del SISMI vengono condannati, stiamo parlando di sentenze, per depistaggio. Lo Stato italiano, con i suoi servizi segreti, ha depistato. Ora, è vero, come si dice spesso, che non vengono trovati i mandanti, ma attenzione, ci vogliamo dire in modo netto e in modo chiaro
che i servizi segreti di Stato non depistano per depistare? Sono di Stato i servizi, sono deviati. Benissimo, ma questa deviazione come la raccontiamo? Che cos'è questa deviazione? Chi fa deviare? E raccontiamo cosa succede dal punto di vista dello Stato. Cosa dice Francesco Cossiga il 4 agosto, appena dopo la strage in Senato? Dice che è una strage fascista, dopodiché dirà il contrario, dirà che non è vero, anni e anni dopo, dirà che era stato influenzato, era stato mal informato. Ragazzi, stiamo parlando dei vertici dello Stato. Se qualunque cittadino italiano avesse osato dire frasi di questo tipo senza averne una fondata conoscenza, avrebbe avuto cause civili, cause penali, avrebbe pagato pesantemente. Si paga quando si fa informazione. Allora come oggi, non è un gioco, non si scherza su queste cose. Si sta parlando, è incredibile dirlo, e viene anche un po' di vergogna dirlo, della storia d'Italia. Questo è uno snodo fondamentale della storia d'Italia. Noi abbiamo anche, come dire, qui un testimone, un protagonista di questa vicenda, Libero Mancuso, che poi racconterà. Libero Mancuso che è stato accusato, a parte di pedofilia, tutto il resto te l'hanno detto, credo, perché cioè un magistrato che è arrivato in quel clima a sentenza. La sentenza può essere criticabile, può essere in parte ideologica, si può parlare di un aspetto ideologico. Ideologico non vuol dire, non è un insulto, in una sentenza ci devono essere i fatti poi. Vogliamo parlare della prova Regina? Non esiste, non c'è una prova Regina in questa vicenda. Ci sono dei fatti che vanno sottoposti in modo chiaro, ma l'importante è che non ci sia la disinformazione, che non ci siano i fatti falsi, che non ci siano le bugie, che non ci siano libri dove si dicono cose non vere, che si dica una volta per tutte in modo chiaro, come ho fatto molte volte pubblicamente in televisione e in altri posti, o in dibattiti pubblici, che Fioravanti e Mambro mentono ripetutamente sull'alibi, che non si mettono d'accordo neanche tra di loro, che Fioravanti per 4 anni nasconde l'esigenza negando di Ciavardini con loro il 2 agosto. Ma io dico, arrivano a dire che non mi ricordo dei fatti di quel giorno perché per noi era un giorno qualunque, ma non è stato un giorno qualunque per nessuno. Io non so se a voi è successo, io ho 43 anni, ero un ragazzo, ho tanti amici e quando ho iniziato a fare questo libro molti hanno detto, ma sai che io quel 2 agosto ero sulla spiaggia, mi sono ricordato, tutti noi ci ricordiamo di quel giorno, perché è stato un giorno allucinante. Mi ha raccontato una persona che lavorava, io lavoravo all'Europeo prima, che quel giorno era in spiaggia, non so se a Riccione o comunque sulla riviera Romagnola, a un certo punto è stato dato l'annuncio dal megafono della spiaggia che c'era stata la strage di Bologna, i chilometri di spiaggia si sono zittiti. Questo è quello che siamo noi, siamo delle persone che magari fanno anche schifo, ciascuno noi un piccolino, piccola parte nella nostra vita, magari non siamo meravigliosi, magari a volte sbagliamo, magari cerchiamo di fare del nostro meglio, ma sui grandi temi della società civile, del rispetto, della verità, credo che veramente sia importante essere uniti e di pretendere una verità che esiste nei fatti e che se viene messa in discussione, deve essere messa in discussione per realtà concrete, precise. L'invito che io ho fatto quando è uscito questo libro pubblico è di essere messo a confronto con chiunque pubblicamente, con tutti coloro che facevano parte del comitato e se fossero innocenti. Cioè il comitato che è nato con persone molte di sinistra e non solo, a difesa di Mambro e Fioravanti. Avete difeso pubblicamente Mambro e Fioravanti? Io non sono colpevolista, io ho riportato dei fatti. Se i fatti che ho riportato in questo libro sono veri, allora voi avete un problema. Parliamone pubblicamente, smentitemi. Nessuno ha parlato e ha scritto una riga di tutte queste persone su un solo giornale. Questo libro è diventato un bestseller, ha iniziato a vendere senza che nessuno di queste persone abbia detto una parola. L'unica voce che ha ricevuto, l'ho ricevuta pochi giorni fa, da Francesca Mambro, che ha querelato non il libro, ma ha querelato l'anticipazione del libro fatta sul mio giornale, L'Espresso. Una scelta che si commenta da sola. Ne sono estremamente felice e spero che si vada a processo perché riapriremo questa simpatica pagina della nostra realtà, sui fatti e su quello che è la verità
non cancellabile, cioè quello che è successo. Io spero, come dire, che questo venga percepito anche per quello che è l'approccio che ho cercato di dare a questa cosa, come un tema di attualità. Parliamo di persone legate alle persone che per anni adesso hanno governato l'Italia, che sono in alleanza nazionale. Parliamo di persone della sinistra che hanno dato la libertà a questa gente. Parliamo di Mambro e Fioravanti che camminano e, come raccontano, mi hanno raccontato lo stesso, vengono fermate con strette di mano e congratulazioni. Assassini efferati che hanno più ergastoli oltre la strage sulle loro spalle. Io credo che sia importante ribadire ovunque che assassini restano, ed è importante che chi uccide per di più, per ragioni così terribili e in modo così ambiguo per giunta, in modo così vigliacco, in modo così efferato, vengano indicati senza disprezzo, perché il disprezzo non merita nessuno, ma con la considerazione che meritano persone di questo tipo. Fra 5 anni Giusva Fioravanti potrebbe essere candidato in Parlamento. Tirate voi le conseguenze. Ah beh, questa te la do per certa. Questa qua è un'ipotesi, te la faccio sicura. Abbiamo poi Libero Mancuso, il giudice che ha seguito per tanti anni tutte le vicende processuali di questa strage. Libero Mancuso. Buonasera, non è la prima volta che sono qui e spero di ritornare, anche perché conosco tante di quelle storie che... si mangia anche bene, possiamo intrattenerci piacevolmente. Per quanto riguarda questa vicenda, certo è una vicenda terribile che ha occupato per diversi anni la mia esistenza e che mi ha esposto a una serie di accuse, insulti che ho dovuto difendere in ogni sede, uscendone però sempre vittorioso. Devo dire quello che prima ci diceva Riccardo Bocca, un pezzo della storia d'Italia. Cioè, non è possibile leggere questo libro senza legarlo ad una vicenda, la nostra vicenda nazionale repubblicana, come è nata, il continuismo con il vecchio regime fascista, l'occupazione dei gangli decisivi dei nostri apparati di sicurezza consegnati nelle mani di vecchi esponenti del partito fascista, dell'ovra, dei servizi fascisti, uno Stato che da una parte fondava una repubblica e una democrazia e dall'altra contemporaneamente tramava con il vecchio regime fascista, che, di cui si è sempre servito per bloccare la storia di questo paese, la vicenda democratica di questo paese. E vedete, quando viene fuori che i vertici del servizio segreto militare, quello che dovrebbe tutelare dai pericoli del terrorismo internazionale il nostro paese, collude, copre autori di crimini così efferati, è qualcosa bisogna pur dire per capire tutto questo. Perché sin dall'inizio, sin dal giorno dopo della strage del 2 agosto, Licio Gelli e i servizi segreti si mettono all'opera per deviare le indagini, per allontanare la verità dai giudici. E ci sono riusciti per tanti anni e continuano oggi a tramare la medesima vicenda, perché quella verità è scomoda. Quella verità è scomoda perché Fioravanti e Mambro sono in grado di ricattare ancora oggi chi ancora conosce tutti i retroscena di questa strage. E badate che recentemente Fioravanti ha affermato che lui sarebbe in grado di dare delle indicazioni
sugli autori della strage, cosa che ha sempre negato di conoscere. E allora quando il giudice istruttore di Bologna, subito dopo la strage, viene caricato sotto falso nome su un aereo militare e portato in Libano alla ricerca degli autori da parte di un generale dei servizi segreti, iscritto alla P2, lo portano a un campo cristiano maronita, un campo musulmano, quando gli consegnano un testimone fantasioso come Elio Ciolini, che racconta delle storie incredibili, che però affascinano questo giudice, che addirittura consegna denaro a questa fonte perché raccontasse queste bugie, ritardando la verità, quando 6 mesi dopo la strage di Bologna, uomini dei servizi segreti, vertici dei servizi segreti, collocano su un treno, il treno Taranto-Milano, una valigia carica di esplosivo della stessa composizione di quella usata qualche mese prima a Bologna per creare tanti morti, e dentro inseriscono anche 2 documenti di viaggio falsi e lo fanno trovare qui a Bologna per portare i giudici lontano dalla verità, significa che costoro sono pronti a tutto, sono disposti a tutto pur di nascondere la verità. E per questo sono stati condannati in via definitiva, vertici del nostro servizio segreto militare. E soltanto nel 1981, quando nel marzo dell'81, quando grazie ai giudici Colombo e Turone si arriva all'archivio di Licio Gelli, sapremo che quei vertici dello Stato, tutti i vertici dello Stato, dalla polizia, ai carabinieri, all'esercito, alla marina, all'aviazione, erano tutti iscritti alla loggia di Licio Gelli, noi capiamo che c'è qualcosa, c'è un pugno forte sulla nostra democrazia che non deve crescere, ed è l'atlantismo, l'asservimento al nostro alleato statunitense, che attraverso l'iscrizione alla loggia P2 controlla i nostri servizi segreti, che sono il vero punto di riferimento per governare il potere in Italia, attraverso il ricatto dei politici, il ricatto dell'economia, il ricatto della stampa e così via. E sapremo anche che c'è un piano che appartiene a Licio Gelli, che è quello di occupare dall'interno tutti i vertici dello Stato per condizionare la storia del nostro Paese. Scopriremo questo documento, che è un documento che ha una filosofia ben precisa. Qualunque soggetto è possibile comprarlo. E così si prevede di comprare la Democrazia Cristiana, si prevede di comprare il Partito Socialista, si prevede di comprare un altro partito nel caso in cui la Democrazia Cristiana dovesse resistere. E così si dice soldi per separare la CGIL dagli altri organizzazioni sindacali, e così i giudici devono essere neutralizzati, e così la televisione di Stato deve essere umiliata in nome della libertà di antenna. E sappiamo chi c'è dietro tutto questo, lo sapremo quando nel 94 un certo Berlusconi inventerà un partito, scenderà in campo e vincerà le elezioni. Come è stato possibile tutto questo? Noi ce lo dobbiamo chiedere, e credo che gran parte delle cose che sono scritte in questo libro devono essere lette alla luce di quanto è avvenuto prima del 1980 e dopo il 1980 nel nostro Paese. E quando noi accerteremo che per arrivare alla Giole di Licio Gelli viene pedinato un medico massone siciliano, mafioso, Miceli Crimi, il quale tiene nascosto in una base controllata da vertici della mafia, Michele Sindona, uomo prediletto dall'economia, dalla finanza vaticana, uomo prediletto da Andreotti, uomo prediletto dall'economia nazionale,
che viene arrestato negli Stati Uniti, badate, comincia a collaborare con la dogana americana, a patto che gli Stati Uniti fanno così, di tenere riservata un solo argomento, che è il colpo di Stato del 1974 in Italia, che doveva ripetere quello avvenuto in Grecia con denaro proveniente, uomini provenienti anche dall'Italia, il colpo di Stato che aveva portato i colonnelli al potere. Questo Michele Sindona, uomo di primo piano, che finirà poi ammazzato nel nostro carcere, non sarà nel primo, ricordiamo Gaspare Pisciotta, nell'ultimo, ricordiamo Calvi, banchiere piduista che succede a Sindona, anche lui bancarottiere e anche lui assassinato, anche lui uomo delle finanze vaticane e della mafia, assassinato a Londra. Un quadro desolante, un quadro terrificante, dentro il quale si colloca la strage del 2 agosto e si collocano le alleanze che allora vengono fuori in una maniera straordinariamente visibile e che proseguono ancora oggi, perché ancora oggi abbiamo a che fare con vicende di questo genere. Ecco, io credo che raccontare queste cose, far leggere questo libro, guardate, che è un'anomalia nella pubblicistica italiana, un'anomalia, perché hanno avuto successo, ancora oggi occupano le vetrine delle principali librerie nazionali, menzogne pubblicate da uomini che hanno sfidato la verità pur di servire una causa assolutamente, quella della falsità e quella dell'oscuramento della verità. Ecco quanto dobbiamo a Riccardo Bocca. Io non immaginavo che qualcuno potesse mettersi al lavoro come abbiamo lavorato per anni noi e ricostruire tutta la vicenda di questi processi terribili, difficilissimi, pieni di insidie, dove invece di processare gli imputati nel primo processo di appello si sono processati i magistrati con dossier che venivano distribuiti tutti i giudici della Corte d'Assise, dossier del Borghese, pensate, che era un organo finanziato dai nostri servizi, da sempre. E allora noi siamo qui tutti e ricordiamo queste cose e dobbiamo raccontarle, perché dobbiamo svelare che cosa c'è, i pericoli che ci sono ancora oggi qui da noi, nel nostro paese, che sono terribili e tanti, vedete. Noi, la democrazia è una cosa che la si conquista giorno per giorno e noi dobbiamo essere sempre uniti e in tanti a difenderla, perché i diritti di ciascuno di noi vadano avanti e non vengano in qualche modo sconfitti. Grazie. Ragazzi, io ho sempre questo amaro compito di cominciare il dibattito dopo questi interventi che mi lasciano senza parole. Non perché non si sappiano queste cose, a dire la verità un po' si sanno, ma sentirle dai protagonisti di queste vicende lasciano, secondo me, colpiscono molto di più. Insomma, d'altra parte è difficile vedere Libero Mancuso in televisione, no? Lo vediamo al fuori orario davanti a 100 persone dire queste cose che sono delle assolute verità, secondo me, però sono davanti ad un pubblico che purtroppo è una minimissima parte dell'opinione pubblica di questo paese, quindi fare tesoro di queste cose secondo me è una cosa particolarmente utile. Comunque ci provo, e visto che ho il CIN, che Dio grazie che è qua, che mi rompe tutte queste pause per intervenire, io gli do la parola. Ma chi è che chiude la porta al segreto di Stato? Chi è che chiude la porta? Ma è il governo o sono i giudici, gli avvocati? Se non si riesce con le buone a aprire le porte, si apre alle cattive maniere. Le porte vanno aperte, perché devono dare la verità ai bambini.
questo è democrazia, se no non è democrazia, fra le porte vanno aperte con le cantine, non vendiamo, pensiamo, vendiamo, no, si aprono le porte. È colpa di me, è colpa, anche se è colpa della sinistra, è colpa di me, è colpa. Sono sicuro che Paolo su queste cose qua è d'accordo, perché ho letto l'ultimo messaggio, perché Paolo poi manda periodicamente delle email, non so se siete iscritti alle email dell'associazione del 2 agosto, ma fareste bene a farlo, perché poi lui ovviamente interviene sempre sulle vicende. E una delle ultime email che ha mandato, che poi mi auguro che tu commenterai, è proprio un'email incazzatissima rispetto alle promesse che hanno fatto gli ultimi politici che sono intervenuti alla commemorazione della strage del 2 agosto, dove avevano fatto delle promesse ben precise rispetto proprio al servizio, al segreto di Stato e ad alcune norme, insomma, che avevano promesso di fare proprio per agevolare la verità, insomma, l'emergere della verità sulla strage del 2 agosto. Mi auguro che dopo tu dirai qualcosa, Paolo, ti so incazzato su questa cosa, quindi è bene che tu la dica. Io sono qui perché volevo portare innanzitutto ai tre ospiti il saluto dell'Associazione Nazionale Partigiani di Reggio Emilia, nella persona del presidente Notari, e in modo particolare lo dico per Paolo Bolognesi, insomma, per confermare e per ribadire appunto la vicinanza dell'ANPI all'Associazione delle Vittime della Strage di Bologna. Noi siamo al vostro fianco, dico noi perché sono un iscritto, e vi chiedo e vi esorto sempre di mantenere viva questa memoria, una memoria per la quale non bisogna retrocedere di un centimetro, dico. Quindi siamo con voi, continuiamo su questa strada che è molto importante, e un evento come quello di questa sera, grazie a Franco e grazie a Fuori Orario, sono cose che devono continuare ad essere fatte. Grazie, complimenti ancora. Beh, l'ANPI è l'ANPI, eh. Altri? Vogliono intervenire? Alzate la mano per cortesia, così io giro. Michele, e vai. Io dico, passi per Mambo che era incinta e quindi aveva il congedo per non restare in casa. Con questa vicenda poi di Ciavardini, voglio dire, non potevano essere ricollegati e quindi rimesse in carcere o in domiciliari, non so, qualcosa del genere. Beh, vanno in televisione a fare gli opinionisti, insomma, mi sembra ovvio. Altri ragazzi che vogliono intervenire, se no facciamo fare un primo giro di risposte. Se avete qualcosa da dire, ditelo subito, se no abbiamo, anche ne approfitto per salutare i ragazzi di Arco Iris TV, che sono lì che stanno riprendendo questa cosa, quindi ragazzi domani andate tutti in televisione, se potete. Adelmo Cervi mi chiede la parola. Sì, io devo dire che in queste vicende mi sento parecchio coinvolto, nel senso che ritengo come ha pagato la mia famiglia, come quelli di Bologna, come Milano, come Brescia, siano stragi che coinvolgono una massa di gente e che sono fatte dagli stessi. Non mi interessa sapere l'anno, il minuto, il secondo, non mi interessa sentire neanche 3.000 avvocati o 4.000 avvocati, perché per me la storia è abbastanza chiara. Queste stragi, questi omicidi sono stati fatti da chi aveva certi, chi aveva il potere e chi voleva continuare a dominare. Fascisti erano allora, fascisti hanno ammazzato mio padre e miei zii, e fascisti hanno ammazzato tutta questa gente a Bologna, come nelle varie piazze degli anni 60 e 70 che abbiamo avuto. Quindi cercano di menare, sappiamo benissimo, c'è stata tutta la fase del terrorismo, delle BR, e cercano di impastare questo per poter salvare chi ha continuato a fare queste criminalità all'interno del paese. Quindi io credo che sia anche in certo punto bisogno di dire ai vari Apanza e alla varia gente e ai Vespa che vogliono fare un discorso di vedere, di fare la riconciliazione,
che c'è solo da fare una riconciliazione in questo mondo qua, condannare il fascismo in tutti i tempi e in tutto il mondo dove è sempre successo e continua ad essere. Questa è la riconciliazione. Quando dovranno ammettere cos'è stato il fascismo, il nazismo, le stragi, le cose inumane che sono commesse, quando loro saranno disposti a condannare questo e a dire chi era Mussolini, chi era il fascismo e il nazismo, forse potremmo cominciare a discutere anche con questa gente. Fino a quando questi ci vorranno mettere sullo stesso piano, noi diciamo no e continueremo a dire di no continuamente. Saluto il compagno perché mi sento che la nostra è una casa comune e su questo dobbiamo continuare a lottare. Per quello che riguarda il discorso della situazione di Mambro e Fioravanti, allora la Mambro ha avuto la sospensione della pena perché era incinta, perché ha avuto una bambina. La cosa che non si spiega è che dopo 6 anni che ha avuto la bambina sia ancora in sospensione della pena, cosa che normalmente non succede, ecco, normalmente, ecco, ma questo non è una cosa normale. Quell'altro invece c'è un fatto ben più grave: lui ha avuto 3 anni fa la liberazione condizionale, cosa che per legge non poteva assolutamente averla, perché uno dei requisiti principali della liberazione condizionale è la consapevolezza dei disastri che questo ha combinato, no? Dei dolori eccetera che ha combinato. Lui dice che la strage non l'ha commessa lui, è stato condannato con sentenza passata in giudicato, non è molto consapevole uno che dica così dei disastri che ha fatto. Non so se mi spiego. Pertanto il giudice, da questo punto di vista, i giudici hanno fatto un'operazione, i giudici dell'ufficio di sorveglianza hanno fatto un'operazione che travalica la legge, insomma, tanto per intenderci. È una cosa illegale che hanno fatto. Gli unici a reclamare sono stati i familiari delle vittime, ma come voi sapete i familiari delle vittime sono i soliti vendicativi e perciò niente, fine, questo è. Bocca prima vi ha detto fra 5 anni, no, non è fra 5 anni, fra 2 anni Fioravanti potrà diventare sicuramente parlamentare e così avremo che il criminale più efferato della storia d'Italia, maschio, perché dopo c'è sua moglie che arriverà anche lei, diventerà deputata e potrà legiferare in nome del popolo italiano, anche per voi, tanto per essere così chiaro, come adesso fa D'Elia, come ha fatto a suo tempo Toni Negri e via di questo passo, perché questo è un paese fatto così. Credo che anche questo ci sia al di là di essere vittima o meno, quantomeno che ci sia il dovere di interrogarsi perché le cose vanno in questo modo. Tenete conto che tra l'altro D'Elia, nonostante era uno dei capi di prima linea, è stato condannato, eccetera, 25 anni, adesso è diventato deputato, ma la Camera dei Deputati, avendo un pezzo da 90 di questo tipo, cosa ha fatto? Gli ha dato anche un incarico istituzionale, l'ha fatto segretario della Camera. Perciò tutti questi grandi parlamentari che quando si presentano dicono siamo con voi, ci ricordiamo, conosciamo, sappiamo, no, non sanno una mazza, non gliene frega assolutamente niente questo, cioè quello è un esempio di un comportamento che è assolutamente, come posso dire, poco corretto e poco civile da parte dei parlamentari. Noi recentemente ci siamo incavolati molto, non tanto per il discorso del segreto di Stato, lo tiro fuori dopo, ma c'è questo: nel 2004 è stata fatta una legge per risarcire, cioè per dare un risarcimento alle vittime del terrorismo. 2004, una legge votata all'unanimità. Siamo nel 2007 e questa legge non funziona nel modo più assoluto. Per farla funzionare è un calvario incredibile, i familiari delle vittime sono dei questuanti, cioè c'è una legge votata all'unanimità del Parlamento che per farla funzionare è una cosa altro che salto d'ostacoli, una cosa incredibile. Allora, abbiamo convenuto con questo governo una metodologia per
sbloccare la legge e adeguarla e metterla a posto una volta per tutte. Prima del 2 agosto, siccome, cioè l'anno scorso, cosa hanno fatto? Hanno nominato un commissario straordinario. Pensate, una legge votata all'unanimità dello Stato e che ci vuole un commissario straordinario per farla funzionare. Già questo dà un po' un'idea che c'è qualcosa che tocca, no, in giro. Allora, fanno questo commissario straordinario e con il commissario straordinario è stato nominato l'anno scorso a settembre, da settembre a gennaio di quest'anno facciamo un lavoro veramente micidiale, nel senso che ogni 3 giorni eravamo a Roma per elaborare tutta la cosa, e a febbraio consegniamo tutto questo papiro alla Presidenza del Consiglio. La Presidenza esamina il tutto e cestina la cosa. Allora ci incazziamo, il minimo, no, che uno può fare, succede una cosa del genere, e siccome si avvicinava il 2 agosto e poteva diventare una cosa delicata, cosa fanno? Ci incontrano e definiamo un percorso sancito, bene, perfetto. Finito il 2 agosto, il percorso è già saltato. Allora, grave scorrettezza del governo, della Presidenza del Consiglio, della Presidenza del Consiglio, che ha costretto i familiari delle vittime a fare conferenze, a avvisare il mondo, eccetera, eccetera, per fare funzionare una legge del 2004 che non funziona. E tenete presente, una legge del 2004, io vi sto parlando della strage di Bologna che è successa 24 anni prima, 2004, ma questa è una legge che addirittura dovrebbe sanare, cioè mettere in un qualche modo a posto stragi e assassini politici del 1961, so se mi spiego, cioè il ritardo già dello Stato per arrivare a sanare questo. Ecco, perciò noi ci siamo incavolati da matti e stiamo lavorando, eccetera, siamo noi che facciamo presentare gli emendamenti per mettere a posto questa benedetta cosa, una cosa incredibile. E c'è da dire che questo governo si è comportato in una maniera veramente squallida, veramente, veramente molto squallida, e bisogna dirlo. L'associazione 2 agosto è un'associazione di sinistra, che non è assolutamente vero, tanto per intenderci, però perché noi poi diciamo le cose come stanno sia con quelli di sinistra che con quelli di destra, chi se ne frega, se uno si comporta male, anzi per il mio modo di vedere c'è da incazzarsi di più se sono di sinistra che se sono di destra, ecco. detto tra di noi, ecco. E questo è una cosa da tenere presente. Poi, e questo è il capitolo ultimo, cioè questo dovete anche tenere presente, che costringe a muoversi, ad andare a Roma costantemente, giù, cioè, diciamo, è una cosa che non è mica serio, non è una cosa seria. Insomma, stiamo parlando di Prodi, non stiamo parlando di dell'ultimo venuto, hai capito? Non so se non l'avete capito, non è una pretenzione. Ecco. E questo è uno. Per quello che riguarda l'altro capitolo, il capitolo, prima è venuto fuori il discorso riconciliazione, perdono, eccetera, perché qui in questo paese c'è una cosa molto particolare: quando tu chiedi che la giustizia sia applicata, sei un giustizialista, vendicativo, giustizialista e via di questo passo. Noi ci troviamo con dei personaggi che hanno 7 ergastoli, non uno, 7 ergastoli. Lui ha 135 anni in più dei 7 ergastoli, da scontare, per tutta un'altra serie di delitti vari. Lei ha 83 anni di altri delitti, eccetera, eccetera. Sono liberi. E tra l'altro, l'ho detto, fra 2 anni questo qui diventa molto probabilmente deputato, eccetera, eccetera. Come del resto ormai è la moda. Qui ormai, se uno vuol fare la carriera politica, se non ha una qualche fedina penale un po' barcollante, che non è mica nessuno, cioè nessuno. E allora si parla di riconciliazione, pacificazione, perdono e via di questo passo. Cioè, probabilmente è un discorso che vi ho già fatto, ma insisto sul fatto. Quando noi parliamo di perdono è un fatto umano, personale, cattolico, anche
cioè religioso, eccetera, è una cosa intima, è una cosa propria, è una cosa per sé. Quando si comincia a parlare di perdono e c'è la televisione e c'è tutta questa roba qua, incrina molto l'aspetto particolare del perdono, di questo anche, voglio dire, strumento di riappacificazione interna personale, eccetera. E soprattutto il perdono non deve mai assolutamente andare a inficiare quello che è il percorso legislativo delle leggi, il percorso giudiziario, eccetera, assolutamente. Poi c'è l'aspetto della pacificazione o riconciliazione. Questo è un fatto nazionale, è un fatto di politica nazionale che lo si può percorrere solo dopo che sapremo la verità, fino in fondo, se no è un'altra puttanata fatta nei confronti dei familiari delle vittime, delle istituzioni, io dico a questo punto, perché fare un discorso di pacificazione, di riconciliazione senza la verità è una schifezza. Come vedete, anche qui a me le cose, cioè sono delle cose che poi ti rompono le scatole. Al governo di sinistra precedente, la prima cosa che si guardava di fare non era la verità, ma mandiamo a casa tutti i terroristi, chiudiamo gli anni di piombo e chiudiamo con amnistie, indulti, eccetera, eccetera. Ma queste sono puttanate. Gli anni di piombo si chiudono solo con la verità, se no non si chiude niente. Se questo è un percorso che rimarrà costantemente una ferita all'interno di questo paese, perché non c'è la verità in queste cose. Altrimenti, signori, ci stiamo prendendo in giro. Ecco, almeno come familiari delle vittime, noi diciamo ci state prendendo in giro. Questo deve essere una cosa chiara. Scusate, prendiamo il caso Moro, tanto per intenderci. Ogni anniversario viene fuori un pezzo di verità in più, che va a dire che quello che ci hanno raccontato i terroristi, i servizi segreti, le istituzioni, al 90% sono delle cazzate, insomma, sono delle cose che mancano di cose anche profonde, serie, eccetera. E allora tutto questo deve far meditare. Allora, o ce ne freghiamo di quello che è passato, scordiamo c'è passato, chi ha avuto, chi ha dato, fine, come dicono a Napoli, no? O giù di lì, è buona lei. No, però non è così, cioè siamo seri, o la verità o questi percorsi non sanno da fare. Questo è il nostro parere. L'altro aspetto è del segreto di Stato. Allora, voi sapete tutta la diatriba del segreto di Stato. Nel 1984 abbiamo presentato una legge di iniziativa popolare per l'abolizione del segreto di Stato nei delitti di strage e terrorismo. 1984-2007, nel giugno-luglio di quest'anno, è stata approvata una legge all'unanimità del Parlamento per la trasformazione, modificazione, riassetto dei servizi segreti, tra cui c'era anche il capitolo del segreto di Stato. E finalmente il segreto di Stato nei delitti di strage è stato abolito, è stato tolto. Allora, anche questo, tanto per intendere, non so se voi vi ricordate tutte le polemiche periodiche su questo capitolo, ma come, c'è una legge che non permette, eccetera, eccetera, di mettere il segreto di Stato, state chiedendo una cosa che c'è già e via di questo passo. Bene, nel 2007 hanno messo a posto questa cosa, tanto per intenderci, e hanno fatto un discorso sui servizi segreti che ha delle aree di importanza, indubbiamente, almeno noi diamo un parere che è anche positivo, però manca di due aspetti che secondo noi sono determinanti per fare una cosa corretta. Uno è un archivio, o archivio su tutte le cose che vengono fatte dai servizi segreti, in modo che un domani si possa controllare quello che hanno fatto. Un archivio non tenuto dai servizi segreti ma da un'entità esterna, tanto per intendersi, come fanno in altri paesi. L'altro è inserire all'interno dell'ordinamento, non ordinamento, insomma delle pene, il reato di depistaggio. Il reato di depistaggio è un reato che non esiste in Italia, specialmente per gli uomini che hanno giurato fedeltà alla Repubblica. Questo reato è un reato che deve esserci e deve essere sanzionato pesantissimamente, ecco, tanto per intendersi, perché tra l'altro è stato quello che abbiamo visto per la strada di Bologna, la causa di tutti questi ritardi, di queste incredibili situazioni. Sulla strage di Bologna non c'è mai stato messo il segreto di Stato, ma proprio perché manca l'archivio e perché manca
la conoscenza di tutte le cose che ha fatto il servizio segreto dietro questo processo, questo procedimento, non sappiamo neanche le puttanate che eventualmente sono state fatte e le coperture che sono state date dai servizi segreti veramente ai mandanti e roba del genere per poter fare delle richieste precise per sapere determinate cose. Allora, quando è venuta fuori questa legge che dà un massimo di 30 anni come periodo, perché sono 15 anni allungabili di altri 15 che arrivano a 30 anni come periodo di mantenimento del segreto di Stato, abbiamo detto, beh, se guardiamo indietro, non so, Piazza della Loggia, l'Italicus, Piazza Fontana, possiamo cominciare a mettere sulla piazza tutto quello che hanno i servizi segreti, no? Rendiamoli pubblici queste cose qua. A me, Bolognesi Paolo, se rendono pubblici tutti questi documenti, non mi creano dei patemi a me. Forse li creano a qualcun altro. E forse, se veramente mettessero sulla piazza tutti i documenti relativi a queste stragi, forse sarebbe la volta buona che cambiamo un po' di classe politica in Italia, forse. Ecco. Grazie Paolo. Io volevo sollecitare due interventi, uno di Riccardo e uno del giudice Mancuso, perché prima tu accennavi, come caporedattore dell'Espresso stai seguendo la vicenda in Calabria, no? E accennavi ad alcune analogie, visto che io sono assolutamente convinto che la strage di Bologna e tutto l'iter processuale sia di un'attualità estrema, ti volevo chiedere quali sono le analogie che vedi in tutta questa vicenda calabrese. E l'altra domanda che volevo fare a Libero Mancuso era come giudicava ovviamente il comportamento tenuto dai magistrati De Magistris e Valentino Forleo in questa vicenda. Risponderò in modo sintetico anche per permettere a tutti poi di andare a nanna un'ora decente. Ma è molto semplice. Alla base delle ambiguità sulla vicenda della strage di Bologna c'è la non accettazione delle verità. Cioè, paradossalmente, anche di fronte a verità appurate, ovvero 4 agosto 1980, Mambro e Fioravanti vanno a chiedere documenti falsi a Massimo Sparti e Fioravanti dice: hai visto che botto c'è stato a Bologna? Francesca è una donna coraggiosa, eccetera, eccetera. Cioè, un dato di fatto raccontato da un testimone diretto e confermato dalla Mambro, che comunque ovviamente non dice le bianchesti per noi, dice le bianchesti per altre persone, in realtà poi la cosa viene smentita, eccetera, eccetera, anche questo viene negato. I fatti vengono negati. Nella vicenda di Reggio Calabria, parlo di fatti noti, esiste un'intercettazione nota, resa in parte pubblica, che riguarda il ministro della giustizia Mastella e riguarda Antonio Saladino, principale indagato della vicenda Wynot, nella quale i due si chiamano Clemè, Tony, e ti presento poi il mio amico imprenditore, e ti presento, cioè una telefonata di una familiarità straordinaria, dove si parla di incontri che oggettivamente intanto sottolineano una confidenza tra le parti e poi parlano di terze persone che vivono nel mondo dell'imprenditoria. Ciononostante il ministro di giustizia dice: io non mi sono mai avuto relazioni con questa persona, non c'entrano affari di questo tipo. Tutte cose che sono nei fatti, c'è un'intercettazione e sono cose che vanno approfondite. Ciò non significa affatto la colpevolezza di qualcuno in questo caso, attenzione. Fatto sta che nel momento in cui c'è la strage di Bologna i magistrati vengono massacrati a prescindere dal loro lavoro sulla strage. Fanno la volontà del Partito Comunista, cioè frasi apodittiche, frasi legate e mai dimostrate in nessuna sede, mai dimostrate in nessuna sede, perché se c'è qualcuno che doveva cercare la verità e non l'ha fatto, è stata la sinistra in questa vicenda, purtroppo. E quindi è surreale tutto ciò. Dall'altra parte troviamo che il magistrato che sta indagando sui fatti che riguardano un ministro e che lo indaga viene spostato
mi viene richiesto immediatamente, gli vengono tolte le carte nel weekend, andando alla segretaria e chiedendogli le carte. Racconto vicenda personale che raccontavo anche prima, nel momento in cui scrivo un articolo molto recentemente sul mio giornale in cui racconto che il ministro Mastella firma una convenzione che si chiama Calabria Sicura per assumere 60 persone nuove a rafforzare i principali uffici giudiziari, nei punti caldi dell'Andrangheta. Chi si occupa di questa vicenda? Una società che si chiama Worknet. Chi è il responsabile della sede dove vengono le selezioni in Calabria? Una persona arrestata per mafia pochi mesi prima, che compare nella realtà nell'indagine Why Not di De Magistris. Chi è l'altra persona che compare nelle selezioni nell'altra sede di Lamezia Terme? Una signora che si chiama Nadia Di Donna, amica di Antonio Saladino, indagato a Why Not. Nel momento in cui esce l'articolo, il ministro della giustizia Mastella prende il mio articolo, fa una conferenza stampa il giorno dopo, anno zero, con Santoro, con tutte le televisioni presenti, e chiede le mie dimissioni pubblicamente. L'ordine dei giornalisti non ha espresso una parola di solidarietà. Questa è l'Italia. Questo sta succedendo in Italia. E tu mi chiedi quali sono le similitudini. Questa è l'Italia del 1980 e questa è l'Italia del 2007. Cosa succedeva? Cosa succede quando si cerca una verità? Che ti arrivano 2000 querele, 2000 rogne, ti devi difendere in 1000 sedi. Avveniva allora, avviene adesso. Non importa se poi vinci o perdi. Questo è un dettaglio. Devi dedicare ore, giorni, stress, interrogatori da parte dei magistrati. Un contributo umano, psicologico, fondamentale, senza una ragione concreta. Io quando sento, lo dico sinceramente, quando sento la giustizia italiana intasata soltanto di cause che mi sono state fatte personalmente, cioè di querele, civile e penali, io non ne ho mai persa una, decine, per cui un magistrato deve verificare, deve indagare. Poi arriva il GIP che dice no, non c'è niente. Cioè, ma questo soltanto personalmente, cause da 100 miliardi di vecchie lire. Cioè, queste si chiamano pressioni dei poteri forti? Come si chiamano? Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un paese in cui il potere si tramanda non solo da famiglia a famiglia, si tramanda da cultura a cultura. Qui sono cambiate prima, seconda, terza repubblica, non è cambiata la cultura del rappresentare il popolo italiano. Questo è il problema. E soprattutto non è ancora accettato il ruolo di quella che è la libera informazione. Io credo che una persona diffamata abbia tutto il diritto di querelare un giornalista o chiunque infanghi la sua persona. Il problema è che qui ti querelano i mafiosi, che qui ti querelano persone che poi vengono rinviate a giudizio. Cioè, io mi sono occupato di rifiuti pericolosi, dell'affondamento di navi, delle carrette del mare, di rifiuti radioattivi. Ho pubblicato sul mio giornale, ci abbiamo dedicato la copertina, il racconto fatto alla Direzione Nazionale Antimafia di un boss dell''Ndrangheta, un ex boss, collaboratore di giustizia, che ha raccontato come all'Enea smaltivano in Somalia e in Basilicata i rifiuti radioattivi. Sono stato querelato dal direttore dell'Enea, che è stato rinviato a giudizio 15 giorni fa, insieme ad altri 9 direttori dell'Enea. Questa è l'Italia, questo è il continuo attacco. Io credo che sia corretto che il giornalista debba avere il dovere di rispettare sempre e comunque l'altra parte. Io rispetto per Francesco Mambro e per Valerio Fioravanti, come giornalista, come cittadino italiano sono scandalizzato, come cittadino italiano sono profondamente amareggiato e sono anche amareggiato da coloro che li fermano per strada e sono scandalizzato dall'ex ministro Martelli che li ospita in una trasmissione senza spiegare con chiarezza che cosa hanno fatto queste persone.
Qui purtroppo diceva prima riconciliazione. La riconciliazione passa attraverso la cultura che trasmettiamo ai nostri figli, alla conoscenza dei fatti, alla chiarezza dell'informazione, alla rete internet fatta con serietà. Questo è un discorso di generazioni, di trasmissione, di incontri in luoghi pubblici. Non c'è un tessuto pubblico, è molto difficile, per questo che prima dicevo non era manierismo, non era una captatio benevolenza, il fatto che alle 11:10 di una giornata durante la settimana siamo qua a parlarne. Cioè, siate consapevoli, è uno sforzo questo, è un sacrificio anche. Non è facile, e lo sforzo di questo libro è stato quello di raccontare in un modo chiaro qualcosa di molto difficile, per questo ci sono tante note, per dare la chance alla persona di leggerle o non leggerle, ma comunque di far passare l'informazione. Questo è il problema, la televisione è un mezzo straordinario dove tu vai, puoi dire mille cose, ma non ha la possibilità dell'approfondimento reale. Quando ci riesce è straordinario, il Report è una trasmissione straordinaria, cioè fuori dall'ordinario, proprio perché riesce a raccontare nel dettaglio cose molto complesse. Proprio per questo molte persone non la guardano e proprio per questo molte la guardano e non capiscono nulla. Cioè è difficile, l'informazione non è semplice, è fatta di dettagli, è fatta di sfumature, è fatta di ambiguità, è fatta di malizie. Questi sono, credo, gli inghippi che Mancuso e gli altri magistrati hanno trovato all'interno di questo. Non è un'autostrada, è un sentiero di montagna, una curva continua, all'interno della quale non c'è mai la verità assoluta. Nel mio libro ho raccontato la testimonianza di una persona che racconta di aver riconosciuto Francesca Mambro quella mattina. I miei colleghi giornalisti, le televisioni mi hanno chiesto, ma allora questo in qualche modo può cambiare? Non, ci sono stati 5 gradi di giudizio a prescindere da questo. Questo è un elemento giornalistico. Ma non si riscrivono le sentenze senza elementi validi. Questa dovrebbe essere una cosa a tutela nostra, di tutti. Cioè, chi viene condannato se la becca la condanna e ha poi un altro grado e poi ne ha un altro ancora. Qui ce ne sono stati 5. Ora, io credo che il garantismo sia un esercizio corretto, ma credo contemporaneamente anche che la società debba avere il coraggio, e la politica soprattutto, di affrontare quelle che sono delle verità appurate. E questa è la verità che non si vuole accettare. È per questo che destra e sinistra hanno una fretta maledetta di cancellare quella stagione. Qui non si parla di ragazzi che hanno sbagliato, qui si parla di assassini. È tutta un'altra storia. E perché è titolato questo libro Tutta un'altra strage? Perché paradossalmente ormai la strage vera non è quella che ho raccontato io nei fatti, è tutta un'altra. È raccontata di questi giovani che con uno slancio meraviglioso, dalla parte sbagliata però, erano ragazzi, hanno ucciso a sangue freddo, cioè hanno massacrato, sono stati condannati per una strage e ciò nonostante si dichiarano vittime, hanno uno spazio straordinario da parte dei media, molto spesso senza contraddittorio. Il contraddittorio in questo paese è iniziato nel momento in cui una persona come me, che non è schierata in questa storia, ha potuto essere presentata in televisione senza poter essere tacciata di essere o dell'associazione oppure legata ai magistrati, perché era evidente e dimostrabile che non era vero. Questo è stato il grande problema di questo libro, che non potevo essere tacciato di essere comunista, di essere vetero, no, all'epoca ero un ragazzo. Cioè non c'è un legame fra me e questa strage, c'è la voglia di cercare dei fatti. E ancora vi ringrazio per lo sforzo di questa sera. Grazie. Sì. Mi ricordo la domanda, che è una domanda insidiosa, e la risposta. Sì, risposta. E siccome risponderò in maniera molto breve, torno per un momento ai problemi del segreto di Stato. Perché il primo segreto di Stato è avvenuto quando i crimini nazifascisti venivano chiusi in un armadio, il 1946,
per essere sepolti, perché non venissero mai alla luce le malefatte, le razzie, gli stermini che avevano compiuto Sant'Anna di Stazzema, Marzabotto, i nazifascisti nel nostro paese. Atti di crudeltà inenarrabili, tutti ricostruiti in una recente sentenza, perché questo armadio della vergogna, creato nel 1946, fu poi girato verso il muro nel 1966 in un tribunale militare ad opera di un magistrato militare. Ebbene, soltanto dopo 30 anni questo archivio è venuto alla luce e ci sono stati processi e si è arrivati alle condanne persino. Ma questo è il primo dei grandi segreti politico-militari che ha fatto in modo di cambiare la storia del nostro paese. Ecco, di questo per esempio un personaggio come il direttore dell'Espresso, ex direttore dell'Espresso, non ha mai parlato e che tenta di cambiare, di stravolgere la storia della vice direttore, della resistenza e della liberazione per cambiare i connotati della nostra Repubblica, che è nata dalla resistenza e dalla lotta di liberazione e che ci ha dato, proprio sull'onda di tutto questo, ci ha dato una carta fondamentale dei diritti che è la più bella che esista nel mondo e che deve essere letta, studiata e approfondita a partire dalle scuole elementari, medie e così via, perché noi soltanto così riusciremo ad avere un paese civile. Voglio raccontare solo l'ultima di questi segreti politico-militari, quello che è stato opposto ai magistrati di Milano in occasione del sequestro di Abu Omar, un personaggio che viveva nel nostro paese, che probabilmente faceva parte di una cellula musulmana, eversiva, islamica, e che i magistrati di Milano tentavano di arrestare o comunque di intercettare. Contemporaneamente forze di polizia italiana e americana lo sequestravano, lo trasportavano in un altro paese, lo sottoponevano a tortura, lo consegnavano agli egiziani, cioè allo stesso paese da cui era fuggito, ottenendo l'asilo politico nel nostro paese, e veniva invece restituito a quello che era il paese dei suoi aguzzini. Ebbene, su questo i giudici di Milano chiedono l'assistenza giudiziaria agli americani per poterlo fare, perché hanno accertato i nomi di uomini della CIA che hanno partecipato a tutto questo assieme a uomini dei nostri servizi segreti, e dunque si devono rivolgere al Ministero della Giustizia, all'epoca il signor Castelli, ingegnere, strappato ai conti. Ora, che cosa succede? Che Castelli tiene fermo questa pratica, la blocca, e non la trasmette agli americani. Segno di subalternità totale, perché almeno trasmetterla era un suo obbligo giuridico e non avrebbe comportato da parte sua nessuna responsabilità. Ma tant'è, insomma, questi sono i nostri vertici politici. Si alzano alcuni parlamentari della sinistra, dicono: guardate, questo è un atteggiamento eversivo, non è possibile che un ministro della giustizia possa bloccare un iter processuale per un fatto così delicato quale il sequestro di persona nel nostro territorio nazionale ai danni di uno straniero. Cosa succede? Che cambia il governo, anche se il ministro della giustizia, diciamo, non so scelto con quale criterio, con grande criterio, non è ingegnere, e comunque io credo che, al di là del giudizio sulla persona che non esprimo, chi l'ha scelto non ha avuto grande stima per la giustizia. E allora che cosa succede? Che i magistrati dicono: ah, finalmente c'è il centrosinistra, adesso ci darà, trasmetterà, ripetono questa richiesta,
e non c'è, c'è silenzio, non si fa nulla. A un certo punto i magistrati di Milano chiedono alle persone che avevano fatto le interpellanze parlamentari contro il ministro Castelli di intervenire e di fare qualche interpellanzina anche loro contro l'attuale. Non trovano nessuno. Non solo, ma viene opposto un segreto politico-militare di cui non si capisce ancora chi l'ha opposto, quando è stato opposto, perché è stato opposto. E si fa un processo, si fa una memoria contro i magistrati di Milano davanti alla Corte Costituzionale, in cui si accusano i magistrati di Milano di una serie di nefandezze che non hanno mai commesso ad opera dell'Avvocatura dello Stato. Ora, vedete, tutto questo sta a significare che dentro i grandi equilibri mondiali non è cambiato nulla, che purtroppo questo paese ancora non è libero. E allora è che è possibile, è dato alle forze politiche di nascondere la verità su fatti criminosi gravissimi. Tornando adesso e attualizzando la questione, attualizzando si è dato veramente poi alle vicende, io credo che per quanto riguarda il magistrato di Milano, voi sapete che è stato al centro di queste richieste di utilizzazione delle intercettazioni telefoniche. C'è una norma, che peraltro non esiste in paesi europei, secondo la quale non è possibile sottoporre a intercettazione telefonica un parlamentare senza prima dargli avviso. Ma voi capite che, diciamo, la cosa diventa, sì, ridicola. Ma non è possibile neanche utilizzare le dichiarazioni che Riina, mettiamo, abbia avuto con un esponente, non è così difficile, pensiamo a quello che succede a Vasavasa, a Totò Vasavasa, insomma, pieno di problemi giudiziari, con un esponente di mafia. Anche qui, se uno degli interlocutori è un esponente parlamentare, è il Parlamento che deve autorizzare l'utilizzabilità di queste intercettazioni, sia nei confronti degli indagati e sia nei confronti dei parlamentari. Ovviamente la dichiarazione di utilizzabilità è una e vale per tutti. A questo punto succede che la Procura della Repubblica chiede l'utilizzabilità di queste intercettazioni tramite il GIP al Parlamento. Il GIP è la Forleo, la quale inserisce in questa richiesta una esplicita accusa di concorso negli stessi fatti attribuiti agli indagati, che sono consorte, no, una consorteria in verità, perché c'è di tutto, ci sono rampanti immobiliaristi, i furbetti del quartierino e così via, cioè gentaglia che sta facendo la scalata a due banche e al Corriere della Sera, con denaro di cui nessuno capisce come si siano mai appropriati. E allora che cosa succede? Che invece di chiedere semplicemente, come ha fatto la Procura, di trasmettere la richiesta, inserisce i nomi di Fassino, D'Alema e basta. No, e basta. E un altro pure, sì, un uomo di, viene indicato La Torre, e La Torre viene indicato come uomo di D'Alema, sì. E inserisce questi nomi. Cosa che lei non doveva fare e che danneggia tutto l'iter procedurale, perché si scatena una polemica su un fatto che non era dato fare al GIP, perché l'iniziativa penale è del pubblico ministero. Evidentemente il pubblico ministero, per poter rendere più facile l'iter, sapendo che poi le indagini avrebbero potuto portare a incriminare politici se ci fossero stati degli elementi ulteriori, non aveva fatto il nome di questi politici, non li aveva iscritti nel registro degli indagati e non poteva farlo certamente il GIP. Questa situazione, questa forzatura è costata una serie di polemiche e alla fine
l'autorizzazione è stata concessa dentro uno scontro anche di opinione pubblica, evidentemente qualcosa contiamo ancora, ed è stata data, tranne che per l'onorevole D'Alema, il ministro degli esteri, perché all'epoca era parlamentare europeo. Ma l'Europa però non conosce una garanzia come questa, non si sa bene come ne uscirà, anche se recentemente la Corte Costituzionale ha affermato che non c'è bisogno dell'autorizzazione europea, ma che è sufficiente che se non faceva parte del Parlamento, che si può procedere indipendentemente da qualsiasi autorizzazione. Dunque questa è stata la questione. La vicenda invece di De Magistris è leggermente diversa. De Magistris ha messo le mani su un coacervo di illegalità terrificanti, lo hanno portato a logge massoniche, a San Marino, a riciclaggi, a collusioni con la politica, e ancora una volta la politica, invece di reagire in maniera trasparente, cioè lasciando comunque il magistrato indagare e pretendendo attraverso i propri difensori che il magistrato osservasse le regole, e avendo a disposizione tutta una serie di reclami giudiziari, Tribunale della Libertà e la Corte di Cassazione, per aggredire atti illegittimi, che pure ci sono stati, tanto che già è intervenuto il Tribunale della Libertà per annullare alcuni atti, ma si tratta di attività che si definiscono endoprocessuali, che appartengono al processo, non possono uscire dal processo. Nessuno può approfittare di un errore procedurale per mandare via un magistrato, per dare il processo nelle mani di un altro magistrato più comodo e nel fare in modo di bloccare le indagini. Non è dato alla politica fare questo. Non è da paese civile avere una classe politica che fa questo, che intimidisce il magistrato. E d'altra parte, vedete, devo dire, noi abbiamo assistito 5 anni di governo di centrodestra che ha fatto della giustizia un autentico sopruso, che ha cancellato lo Stato di diritto, che ha voluto eliminare il diritto uguale per tutti, che è un principio fondamentale di uno Stato di diritto. Non c'è stato, è stato abolito il processo per tutti i fatti di finanza, è stato neutralizzato, i falsi in bilancio e così via, è stato neutralizzato completamente. Si sono avute prescrizioni, perché è stato abbreviato il termine di prescrizione, perché un reato si estingue oramai in un termine assai inferiore alla durata normale di un processo. E dunque tutto questo è avvenuto in 5 anni di governo del centrodestra. È stata una cosa estremamente grave che il governo di centrosinistra abbia quale primo atto, non dico la nomina del Ministro della Giustizia nella persona di Mastella, ma parlo dell'indulto, e potremo parlare per ore di questo indulto. Grazie. Ragazzi, a me mi pare che si possa concludere qua la serata. Voi che dite? No, queste sono sante parole, e quindi io le prendo come chiusura definitiva della serata. Io ringrazio i partecipanti, Paolo Bolognesi, Riccardo Bocca e il giudice Libero Mancuso. Grazie mille a tutti quanti voi. Ciao. Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'impastore. Oh partigiano.